A breve nuove ricerche dei resti di Guerrina Piscaglia, la cinquantenne scomparsa il 1° maggio 2014 da Caraffello con l'ausilio di cani da cadavere. È infatti in programma mercoledì pomeriggio un tavolo prettamente tecnico per coordinare ed organizzare le imminenti ricerche che potrebbero prendere avvio nei prossimi giorni. All'incontro, sotto la direzione del questore di Arezzo Enrico Moia, prenderanno parte le forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri e Corpo Forestale. Si torneranno dunque a battere palmo a palmo i luoghi della scomparsa della casalinga, avvalendosi del fiuto di due cani molecolari della Polizia di Stato arrivati da Milano, dove prestano servizio all'aeroporto di Malpensa. A lanciare nei mesi scorsi la richiesta di nuove ricerche della donna era stato il commissario straordinario per le persone scomparse del governo, Vittorio Piscitelli, e l'associazione Penelope. Noi ringraziamo di Penelope Toscana, ringraziamo tutte le autorità per questa nuova possibilità che viene data ai familiari di Guerrina, di trovare anche un segnale della sua presenza per dare sotto il profilo della pietà umana un luogo fisico dove portare un fiore e fare una preghiera. Speriamo che sia anche importante ai fini della ricostruzione dei fatti e della individuazione delle responsabilità. Finché è possibile vogliamo che la ricerca del cadavere o dei resti cadaverici di Guerrina non sia abbandonata e appunto ci sarà un nuovo impulso su dei luoghi che possono essere di interesse, perché dal carteggio dell'indagine, del processo, ci sono alcuni spunti che fanno propendere per alcuni luoghi dove con ogni eventualità è possibile che ci sia stato l'occultamento di questo cadavere, e allora abbiamo fatto questa istanza e ringraziamo le autorità di Arezzo e d'Italia per la sensibilità che hanno dimostrato.